Mi sono creato un nuovo layer che ho chiamato Spigoli Fabbricato. Questo perché voglio mostrare la funzione del punto per intersezione. Seleziono punto per intersezione. Ovviamente verranno richiesti due ausiliari, punto A e punto B. Io ho il mio disto, non è Bluetooth, ma posso comunque misurare distanze e inserirle manualmente. Il primo step ovviamente è quello di andare a misurare la distanza dallo spigolo. Io adesso misuro la mia distanza e il disto mi dà 5,26 metri, quindi inserisco la mia distanza, 5,26 metri, e ovviamente posso inserire anche un dislivello, immaginiamo un punto nascosto o un punto che si trova a un dislivello rispetto a quello positivo o negativo rispetto a quello dal quale sto misurando con la mia antenna. A questo punto vado in bolla e misuro il mio punto, quindi ho dato la distanza e misuro il primo ausiliario. Ho misurato il mio ausiliario, ausiliario 100. Mi sposto e vado a misurare lo spigolo dal prossimo ausiliario. Attivo di nuovo il mio disto. Do la distanza 4,963. Quindi do qui 4,90963. E misuro anche questo spigolo. Vado in bolla e misuro. Ho misurato i due ausiliari e ho calcolato, ho misurato i due ausiliari, quindi come distanza e come punti con la mia antenna. Adesso do conferma. Cosa accade all'interno del nostro software? Ecco, mi dice: ho i due ausiliari, adesso il punto si trova a destra o a sinistra? Per capirlo, semplicemente la cosa che dovrò fare è fare un passo, quindi muovermi con tutta l'antenna verso il punto. Per muovermi, semplicemente prendo l'antenna e mi sposto verso il punto. Vedete che l'antenna si orienta verso il destra, quindi dice: guarda che l'ausiliario che tu hai misurato sta a destra. Io clicco su destra, ho cliccato su destra e lui mi dice: devi salvare il punto misurato adesso. Quindi io darò il nome 112, mi sta bene, facciamo che è uno spigolo fabbricato. Confermo. Ecco, mi lascia i due ausiliari e il punto che mi ha misurato, quindi ho misurato lo spigolo di questo palazzo. Ovviamente, come dire, con la mappa di Google l'imprecisione ovviamente si vede perché le mappe di Google non sono precise al 100%, ma lo spigolo è stato misurato, quindi una modalità molto semplice per il punto per intersezione o per i punti nascosti.